trentine, questa scaletta era molto molto marcata, ma molto marcata. Le donne, le ragazze, le figlie, siccome lavoravano poco anche nell'agricoltura, venivano a considerare, sì dai, speriamo che la si sposa, la va via, ecco, perché era un costo, bisognava liberarsene. Ecco. Però questo ci fa capire magari quanto abbiamo perso di intelligenza, di spirito creativo che avevano quelle donne che sono state, diciamo, usate come merci di scambio, oppure buttate fuori sia dalla studiare, non se ne parlava, perché era un lusso che non ci poteva permettere. Speriamo che si sposa e trova uno giusto, le va via, le fa i fiori e il discorso finiva brutalmente lì. Ma non sappiamo mai quante super intelligenze magari abbiamo sprecato senza saperlo, perché non hanno avuto la possibilità di studiare. Oggi studiano tutti, ma lo sapete anche voi, tante volte vengono fuori dei laureati che non valgono niente. Sì, però io tutti laureati, ma strucca, c'è poca roba. Allora probabilmente oggi si impara più da un contadino di 80 anni, okay, che non da un neolaureato di 25 anni che so tutto meno, non sa niente, perché qui da realtà. Ogni vecchio che muore è come una libreria che brucia, era una frase che mi è rimasta impressa, perché effettivamente è una biblioteca che brucia, perché l'esperienza, la saggezza che può avere un anziano, giustamente un giovane non ce lo può avere, perciò dobbiamo avere tanto rispetto delle persone anziane, uomini, che non siano, questo è scontato. Adesso parlo di togliere il voto agli anziani, non so, lo diamo ai sedicenni, però lo tiriamo via ai settantenni, cioè c'è qualcosa che non quadra, mi pare che stiamo un po' perdendo un po' la bussola, però voglio aprire un discorso su questo argomento. Ecco. Femminismo nasce anche da una cosa importante, nasce dalla resistenza, all'antifascismo, che vide a suo tempo il sorgere di due gruppi molto importanti, un gruppo che era il Centro Italiano Femminile collegato alla Democrazia Cristiana e un gruppo che era l'UDI, Unione Donne Italiane, collegate al Partito Comunista. Attenzione, sono due associazioni che ci sono ancora, vero, perché il Centro Italiano Femminile ha fatto recentemente la festa dei suoi 75 anni di vita, però erano dei gruppi schierati di partito, facevano parte di un'organizzazione di partito. Voi lo sapete, perché eccetto forse la signorina qua in prima fila, noi sapevamo, che è giovanissima, noi sapevamo come erano inquadrati il Partito Comunista una volta, con le sue strutture, il movimento giovanile, sindacale, eccetera eccetera. La stessa roba, magari con un sistema un po' più democratico, però anche la Democrazia Cristiana aveva i giovani, aveva i Boy Scout, l'Azione Cattolica, erano delle organizzazioni strutturate in certo modo. Ecco. Questi però sono stati i primi due gruppi, diciamo, che hanno attirato l'attenzione delle donne, perché ovviamente all'interno di questi gruppi, per ragioni anche politiche ovviamente, diciamo, si occupavano però della questione femminile. Fatto sta che Togliatti, che dal suo punto di vista ovviamente era avanti, lui era stato uno dei fautori del gruppo dell'Unione Donne Italiane, perché voleva far sì che queste donne ovviamente creassero anche un bacino di voti, perché ovviamente parliamo degli anni in cui il Partito Comunista arrivava al 28-30%, la DC era al 45%, il nostro paese a grandi linee era diviso così. 5% l'ex MSI, poi i socialisti, i repubblicani e liberali era poca roba, e la nostra torta era finita così, siamo andati avanti così per tanti anni, siamo arrivati così proprio fino agli anni, primi anni 60, con le prime crisi dei governi della Democrazia Cristiana, o i famosi monocolore, cioè c'era solo un partito che governava, e l'apertura della sinistra, prima con gli appoggi esterni, poi col compromesso storico, Berlinguer e Moro, che sappiamo benissimo, e dopo sappiamo cosa è successo col discorso appunto di Moro, che voleva allargare la partecipazione al governo, e dopo la destra si è ovviamente difesa a modo suo, e ripeto il discorso dei famosi golpe, no golpe,
le strategie della tensione sia da parte della destra che da parte della sinistra, perché ricordiamoci, per collegarci anche all'anno scorso, che il nostro paese è stato interessato da un terrorismo sia di destra che di sinistra. Ovviamente sono stati eventi che dopo hanno inciso ovviamente anche su queste organizzazioni femminili che adesso andremo un attimino brevemente a accennare. Però i primi nuclei di femminismo appunto nascono anche all'interno di questi due partiti storici italiani che hanno fatto dal dopoguerra in poi ovviamente della resistenza e la loro base di partenza. E, le fasi, qui parliamo di una rivoluzione, perché è stata proprio una rivoluzione quella di cominciare a parlare di storia delle donne e di dare valore alle donne, proprio perché nella nostra cultura questo non era ancora previsto, non eravamo ancora pronti per un discorso del genere. E la nascita di vari gruppi in varie parti d'Italia, soprattutto in zone universitarie, come dicevo prima, cosa ha comportato? Che a seconda di com'era la composizione dei gruppi, ovviamente questi gruppi spingessero su tematiche di un certo tipo. C'erano i gruppi basavano il discorso sui diritti sociali delle donne, perciò lo stipendio per le casalinghe, gli asili nido, i consultori per la salute. C'erano altri invece che la mettevano, seguendo un po' il protocollo francese, su un discorso molto più intimo, cioè la lotta al concetto di lotta alla madre, perché certe femministe dicevano tutti i problemi che abbiamo è perché abbiamo un legame troppo stretto con le mamme, perché la mamma ovviamente inculca alla bambina certe cose, perciò noi nasciamo già con un peccato originale. Ovviamente le francesi hanno battuto molto su questo discorso, perciò il ruolo della madre è sempre stato molto molto attaccato. Nel tempo però il femminismo italiano si è distaccato da questa posizione, valutando che doveva essere visto sotto un'altra ottica il rapporto con la madre, perché è vero che la donna veniva vista come macchina di riproduzione, però ovviamente aveva bisogno e diritto di avere delle leggi che la tutelassero e che non ci fosse proprio questo attaccamento morboso con la mamma. E i francesi, a un certo momento, le francesi, attaccando il maschio in generale, arrivavano addirittura a portare avanti un discorso che il mondo sarebbe stato migliore, è difficile dimostrarlo, fosse stato fatto solo da donne, perciò portavano avanti anche un discorso molto, dal punto di vista sessuale, molto forte sul discorso del lesbismo, cioè noi siamo donne, stiamo con le donne, gli uomini non c'entrano, però sappiamo che oggi per andare avanti il mondo, se si deve riprodurre, ovviamente diventa difficile che due persone dello stesso sesso riescano a fare qualcosa. Questo per dire l'esasperazione con la quale in quegli anni si cercava di trovare delle novità per far emergere queste differenze che c'erano tra il mondo maschile e il mondo femminile. E l'attacco alla famiglia l'ho già detto, perché è una cosa, ecco, anche qui molto molto importante sul quale parlare. Ecco, altra cosa importante da dire è che le ragazze, quando cominciarono ad attaccare il concetto di istituzione come la famiglia, altra cosa che misero nel loro mirino era il discorso della casa. La casa veniva vista come la culla della morte della donna, perché lo sappiamo, una volta le casalinghe, lo dice l'etimologia stessa della parola, ovviamente stavano in casa 15 ore al giorno, non uscivano mai, poca corrente d'aria, nel senso poche idee, poche novità, quindi per cui non c'era una crescita da un punto di vista intellettuale, formativo, eccetera, eccetera. Non c'era partecipazione, perché ovviamente stando schiacciate all'interno di queste mura domestiche, dove tra i bisogni primari della famiglia e qualcosa di personale, ovviamente non c'era materialmente il tempo per trovare degli sbocchi.
dicevamo prima, l'illusione anche del boom economico che ha fatto sì che la donna si ritenesse soddisfatta del fatto che c'era il ferro da stiro che stirava da solo, per modo di dire, la nuova lavatrice, la nuova televisione a colori, bianco-nero a colori, cioè tutti quegli elettrodomestici che hanno agevolato ovviamente il lavoro femminile, però hanno creato una prigione dorata all'interno delle nostre famiglie dove le donne dovevano tra virgolette accontentarsi perché non avevano la possibilità di uscire. L'uscita delle donne dalla famiglia è stata una cosa molto, molto importante e molto violenta, perché è vero che sono state le giovani che hanno cominciato ad aprire gli occhi a tutta la nostra società, però in quel momento lì, quando le ragazze poi tornavano a casa a riportare i discorsi, a riportare quello che si sentivano nelle piazze, nei primi comizi, è chiaro che avevamo anche delle madri che non erano tutte rimbambite, tra virgolette, perciò assorbivano questi discorsi e hanno cominciato pian pianino ad alzare la testa anche loro, pian pianino, perché ripeto, venivano da un'educazione, parliamo di mamme degli anni 25, 30, 35, di quegli anni lì, chiaro che si sono trovate a essere madri, magari anche presto, perché allora una volta la maternità era molto anticipata, ma non potevano avere ovviamente l'apertura che avevano le loro figlie, perché negli anni 60 appunto il mondo ha un po' cominciato a scardinare i principi di allora. Ecco. Il ruolo biologico della donna veniva considerato importante perché era, come dicevo prima, era collegato al discorso della procreazione, ma queste donne che nei vari gruppi appunto parlavano per dopo riuscire a portare il discorso fuori dalle piazze, volevano che fosse messo anche in luce l'aspetto della diversità, della creatività delle donne, della possibilità di sviluppare un lavoro all'esterno, di creare capitale, di creare ricchezza, non solo all'interno delle quattro mura domestiche. Perciò il nuovo ordine sociale doveva essere bisessuato, maschile e femminile, non solo maschile come era previsto, perché lo vedremo dopo, e anche il sindacato difendeva i lavoratori, ma soprattutto i lavoratori maschi della grossa industria, la federazione metalmeccanica aveva solo un tipo di lavoratore. Dobbiamo considerare che dopo, quando le donne sono state inserite nel mondo del lavoro, avevano ovviamente anche loro un ruolo importante, ma l'operaio massa, come si diceva allora, che era quello della catena di montaggio, e le donne che erano il suo assistente, venivano considerate ancora poco. Ecco perché dopo, anche negli anni 70, il sindacato va in difficoltà, perché si è reso conto, cioè non si rendeva conto, che stava difendendo soprattutto solo una parte dei lavoratori, non tutti i lavoratori, quindi per cui anche le donne hanno alzato la voce e assieme agli studenti, che hanno spostato poi la loro protesta dalla società civile alla famiglia alla scuola, è stata portata verso lo Stato, cioè verso le istituzioni, hanno cominciato a dire, insomma, anche noi c'entriamo, anche noi dobbiamo avere un ruolo. Ecco perché dopo, lo vedremo nel femminismo sindacale, che è una pagina importantissima della nostra vita sociale, ovviamente hanno alzato un po' la testa e hanno cercato di darsi forza, perché c'era questa necessità di uscire da questo anonimato dove le donne, ripeto, per tanti anni, diciamo anche quasi due decenni, l'altra parte del mondo, come dice la scrittrice, non esisteva, però c'era, non potevamo far finta di non vedere, faceva comodo probabilmente non vederla, serviva solo come bacino elettorale, però più di tanto non veniva fatta partecipe. Ecco, questa era un'altra cosa importante da dire. Passerei ora velocemente a vedere analogie e differenze tra questi due movimenti appunto che sono sorti insieme, il movimento studentesco degli anni 60 e il movimento femminile. Ecco, cose tra le analogie, le cose cioè simili, sono la sincronicità, cioè sono nati, diciamo, pur in momenti un po' diversi, però diciamo, lo sviluppo importante lo hanno avuto assieme in quel decennio, e questo ha aiutato sia da una parte che dall'altra, però dopo lo vedremo con delle profonde anche differenze di modi di pensare. E una carica anti-autoritaria, anticostituzionale, perché tutti e due
ce l'avevano con lo Stato, cioè a cominciare prima dalla famiglia, che era la prima autorità, diciamo, più vicina, dopo la scuola, l'università, ovviamente, e le istituzioni generali. La critica alla famiglia, l'ho già detta prima, che era una cosa fondamentale per tutti e due, e questo disagio sociale che si era creato con il boom economico degli anni fine 58-60 fino al 64-65. E un'altra cosa importante da dire è che mentre le donne, il movimento femminista partiva da sé, cioè era una storia che nasceva nei piccoli gruppi, ovviamente i gruppi studenteschi, il movimento studentesco nasce da un'idea di gruppo, perché voi ricorderete che le manifestazioni degli studenti erano manifestazioni molto oceaniche, molto, molto partecipate, e ovviamente quando ci cacciavano fuori di scuola istituti interi, si parlava di 300-400 studenti dalle medie, dalle superiori, perciò si faceva presto a fare grandi numeri, mentre il movimento femminista è rimasto sempre una cosa abbastanza di nicchia, fin tanto che non siamo arrivati a discutere di temi importanti come il divorzio, ma soprattutto l'aborto, perché l'aborto, che le leggi sull'aborto ci sono voluti 7-8 anni perché dalla proposta all'approvazione è stato un momento fondamentale della nostra vita sociale come paese, proprio perché ha cambiato il nostro modo di vivere, insomma, e ha liberato anche le donne da quello che era il grosso problema degli aborti clandestini e degli aborti bianchi, come si chiamavano. Questo per dare alla donna, a tutte le donne, la possibilità di avere una scelta, perché tante volte, purtroppo lo sappiamo, certe gravidanze non erano volute, ma erano imposte anche da un certo tipo di violenza. Per quanto riguarda le differenze, ecco, diciamo appunto gruppi piccoli e gruppi grandi, e dopo il discorso della durata. Mentre il movimento studentesco nasce in quegli anni e muore praticamente lì, il movimento delle donne riesce a buttarsi fin quasi agli anni 80, dicevamo appunto prima, che ufficialmente viene dato per finito, morto, ma morto è una parola grossa, però diciamo che ha meno presa sulla società civile negli anni 78-80, appunto dopo il sequestro, l'omicidio, l'uccisione di Moro e tutti i problemi che ne sono sorti successivamente. Altra cosa importante, che dopo ne parleremo, è il discorso che mentre gli studenti pensavano tra virgolette a loro, cioè era un problema solo soprattutto di università, di scuole superiori, ovviamente il movimento femminista guardava molto più in là, perché parlava di liberazione e ugualitarismo all'interno della società per quanto concerne le donne, perciò il ruolo delle donne all'interno della società, che doveva finire, smettere di essere limitato, e avrebbe dovuto assurgere a un ruolo ben più importante. Questo era fondamentale. L'Italia però, abbiamo visto prima, negli anni 60 ha avuto un'evoluzione molto forte anche da un punto di vista sociale. Il paese è cambiato, il paese è diventato più industrializzato, sono cambiate tante leggi a favore delle donne, pur lasciando sempre tra i settori più deboli sia le donne che i giovani, cioè questi erano i due settori della società ovviamente che hanno sempre sofferto. La critica che veniva posta dai movimenti femministi ai primi movimenti che dicevo prima, l'Unione Donne Italiane e il Centro Italiano Femminile, era proprio quello di dire: sì, voi vi siete accontentati di un'uguaglianza, del diritto di voto, di un po' di parità, però vi siete fermati lì. Cioè, loro volevano che su certi argomenti, ecco, come dopo appunto saranno divorzio, aborto, libertà di lavoro e libertà di decidere su tante cose, le donne assumessero un ruolo decisamente più importante. Già all'interno della sinistra italiana, cioè il Partito Comunista e il Partito Socialista, iniziarono a crearsi delle grosse fratture, perché la sinistra storica, quella del Partito Comunista e del Partito Socialista,
si trovò in difficoltà con la sinistra radicale e con dei nuovi movimenti. I gruppi femministi ovviamente erano contrari un attimino a quanto dicevano appunto l'Unione Donne Italiana e il Centro Femminista. Perché? Proprio perché nell'evoluzione della nostra società ovviamente cambiava il ruolo, perché mentre i partiti storici vedevano la donna in una posizione molto limitata e molto marginale, i nuovi movimenti femministi, ripeto, volevano una donna più attiva dal punto di vista privato, nella sfera privata e anche nella sfera pubblica. Nella sfera privata, ovviamente, all'interno della famiglia, cosa volevano alcuni di questi gruppi? Perché, ripeto, dopo c'erano idee discordanti. Cioè, volevano la parità tra diritti e doveri, la parità di non dover subire certi atteggiamenti, certe scelte da parte dell'uomo, perché ricordiamoci, come ho detto prima, che la maggior parte delle famiglie erano famiglie monoreddito, quindi per cui l'unica persona che portava a casa i soldi era il marito, e ovviamente questo decideva sulle sorti degli acquisti, delle scelte, anche probabilmente anche del numero dei componenti della famiglia, perché facevano i conti della serva, facciamo due figli, ne facciamo tre, dopo allora non c'erano anche tanti sistemi di attenzione, sappiamo com'è allora, però le donne subivano questo tipo di violenza. E allora non era permesso, ripeto, di uscire un po' da questo bunker che era la famiglia. Un gruppo importante del femminismo che è sorto a Roma, che era composto solo di donne, si chiamava Rivolta Femminile. Ecco, questo gruppo era un po' più avanti, nato nel 1970 e morto 20 anni dopo. Questo gruppo ce l'aveva con i filosofi sistematici, cioè erano quei filosofi come Hegel che portavano avanti l'idea che la donna fosse un essere inferiore, e ovviamente questo non poteva essere accettato da un gruppo femminile di quegli anni lì, sapendo vedendo la realtà dei fatti com'era, perché nessuno poteva pensare che la donna fosse un essere inferiore all'uomo. Però basandosi sulle teorie di questo filosofo, questo gruppo femminile, ripeto, con scritti, con manifesti, con convegni, attaccò questa tendenza psicologica, diciamo, e politica appunto di questi sistematici. Cosa dicevano in soldoni? Dato per scontato che la donna veniva considerata inferiore, si diceva che la donna, vi leggo testualmente perché è bellissimo questo passaggio, che dice che loro buttarono fuori uno slogan molto pesante, che diceva sputare su Hegel, che era questo filosofo tedesco. Non era solo uno slogan femminile, era una dichiarazione di estraneità alla tradizione marxista e all'idea che la liberazione della donna dipenda da una più fondamentale liberazione del proletariato e del successo della rivoluzione comunista. Dicevano: noi non dobbiamo guardare che diventeremo autonomi e più forti se vince la rivoluzione comunista, che voi sapete benissimo di cosa si parlava in quegli anni col blocco sovietico, eccetera, eccetera. Perciò diceva: noi dobbiamo prendere coraggio e prendere forza per i nostri meriti, per le nostre differenze, per quello che possiamo portare noi, perché una donna che è madre, donna, può essere anche amante, può essere creativa, fa tutta, è sempre una donna. L'uomo paradossalmente ha solo una figura, le donne fanno molto di più, perciò loro volevano mettere in luce un ruolo ovviamente diverso della donna, perciò un ruolo molto più ampio. E questo attacco violento che hanno fatto nei confronti della sinistra tradizionale e dopo anche extraparlamentare ha portato a una grandissima frattura. Fatto sta che la crisi del femminismo si può anche, diciamo così, indirizzare e penalizzare verso cosa? Verso la rottura all'interno soprattutto della sinistra, perché gli stessi, il termine giusto perché si chiamavano compagni allora, cioè coloro che facevano parte della sinistra, però di sesso maschile, vedevano con timore, avevano paura dell'aumentare del potere, della forza e dell'iniziativa del genere femminile.
Allora dico, no, piano, sì, aiutiamo il femminismo, le facciamo crescere, però piano, comandiamo noi e voi state sempre un passo indietro. Perciò, vedere, ripeto, prima la rivoluzione del proletariato come prima cosa importante e dopo, successivamente, dire portiamo avanti le istanze femminili, ovviamente per una donna intelligente, sveglia, come poteva essere un'universitaria dell'ora, ha detto, no, non mi sta bene, prima ci siamo noi e dopo verrà il socialismo, Marx, il proletariato, tutto quello che si vuole, però prima c'è la donna, perché ovviamente era fondamentale questo. Questo è stato uno dei motivi per cui anche nelle grosse manifestazioni che dopo citeremo negli anni 70, si vedevano tante volte delle manifestazioni nelle quali c'erano erano separati la parte femminile dalla parte maschile, perché proprio volevano creare una separazione proprio per far vedere noi ci siamo, ma siamo per conto nostro. Ecco, c'era questa bella differenza che non era una cosa da poco, perciò all'interno delle manifestazioni appunto più volte si vedono queste differenze. E queste differenze politiche soprattutto portarono a una rottura non indifferente all'interno della sinistra, accompagnata dopo, come dicevo prima, dalla crisi economica, dal terrorismo, dagli anni di piombo, ovviamente hanno preparato piano piano la strada verso una morte di questo movimento. E, altra cosa importante da segnalare è che anche il Partito Radicale, voi vi ricorderete Pannella, vi ricorderete i grandi leader del Partito Radicale di quegli anni lì, ecco, aveva creato un movimento femminista suo, il Movimento della Liberazione della Donna. Era un movimento molto di parte, ovviamente, molto legato all'ideologia di una sinistra estrema, tra virgolette, e proprio per questo, visto che metteva in secondo ordine i problemi reali delle donne, cercava più un discorso più politico, che si trovò veramente a essere il primo bersaglio dei movimenti femministi, proprio perché lo vedevano un avversario. Sembra un assurdo che all'interno della stessa corrente, diciamo, ideologica politica, dopo cominciassero queste divisioni. E divisioni che si sono protratte per anni e anche su temi molto, ma molto importanti. Ecco, consideriamo per esempio che nel 75 c'è stata la prima grande manifestazione per l'aborto, che è stata una manifestazione nella quale ci fu una presenza di 20.000 donne a Roma. Io penso che, da quello che ho letto, solo l'aborto e dopo la manifestazione, quella sui diritti del lavoro del 77, ha visto una partecipazione così elevata di donne a una manifestazione, perché 20.000 persone sono un'infinità, ecco, erano tutte molto convinte, molto, molto, molto decise. All'interno di questi cortei, che appunto, come dicevo prima, dopo si sono mossi separatamente, la paura di essere di essere superati dall'elemento femminile aveva creato appunto questa distinzione, questa differenza all'interno del movimento della liberazione delle donne del Partito Radicale. Fatto sta che dopo questa manifestazione il movimento, proprio per distinzioni con i compagni, con i componenti maschili, si staccò completamente dal Partito Radicale, e questa è stata una cosa molto, ma molto importante.